diversi quartieri si registrano ancora difficoltà nella raccolta. Ieri le proteste ai quartieri, Scampia pure, diciamo, c'è un certo disagio. Continua la protesta a Ponticelli e l'ex area ICM. Qual è il quadro e voi come state Ma intervenendo? il quadro è in netto recupero, sinceramente. Abbiamo avuto dei problemi nei giorni scorsi che stanno completamente rientrando. L'ICM è praticamente svuotato, quasi. È chiaro che dover svuotare l'ICM, i mezzi quelli sono, gli stir quelli sono, gli impianti quelli sono, non puoi recuperare tutto nello stesso tempo. Abbiamo voluto dare priorità allo svuotamento di ICM, c'è qualche piccola sofferenza in città, ma stiamo in nettissimo recupero. Poi c'è un tema che ci preoccupa molto, che è l'umido, perché Napoli continua a fare la raccolta differenziata ed è bene che i cittadini continuino a farla e che capiscano che negli altri comuni non la si sta più facendo. Quindi è aumentato il quantitativo di rifiuto agli impianti STIR, questo crea un rallentamento agli impianti STIR, crea una rottura certe volte agli impianti STIR e crea più fila agli impianti STIR. Quindi bisogna essere tutti quanti in questo momento pazienti, collaborativi, perché c'è ancora troppa gente che sversa in maniera illegale, non c'è nessuna situazione di particolare criticità. Quindi pian pianino rientreremo in una normalità, c'è bisogno di qualche giorno, ma ripeto, la situazione è nettamente migliorata, anche i conferimenti degli ultimi 3-4 giorni, se vi prendete i dati statistici, sono dati assolutamente confortanti. Poi per migliorare però ancora di più la qualità della pulizia in città, indipendentemente da queste criticità, in queste ore si stanno mettendo in campo delle azioni sull'azienda, perché noi vogliamo un'azienda che funzioni meglio, che abbia più regolarità nello spazzamento, che assuma, che lavori ancora meglio con Sapna, che motivi ancora di più i lavoratori, che si lavori ancora meglio nel riassetto, insomma, per innalzare ancora di più il livello di efficientamento dei servizi. Quindi, insomma, io sono molto molto fiducioso che nel giro di poco ci sarà non solo il superamento di queste criticità, ma anche un miglioramento della qualità dei servizi.